benvenuti nella sezione ragazzi della Biblioteca Civica di Pordenone. Si sta avvicinando il Natale e quindi auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un bellissimo Natale. Mi siete mancati molto e vi ho pensato tanto tanto. E così, insieme a tutti i colleghi, abbiamo deciso di prepararvi una sorpresa specialissima. Volete sapere chi è che c'è qua con me oggi? Allora, vi do qualche indizio. In questo periodo dell'anno, di solito, ci racconta delle storie fantastiche. E ha una voce meravigliosa, che voi amate tantissimo, e fate a gara per venirlo a vedere. Secondo me l'avete capito. Vi lascio a Fabio Scaramucci di Orto Teatro. Buon ascolto! Bambini, dai, non siete timidi! Venite avanti, buongiorno! Eccoci, siamo alla biblioteca di Pordenone! Già, buongiorno e ben arrivati! Manca poco, manca pochissimo, manca poco, sì, poco a Natale! Allora avete preparato il posto dove Babbo Natale lascerà i vostri regali? Avete preparato l'albero di Natale? Avete fatto i bravi? Sì, sono tutte domande importanti, molto importanti. Prima di tutto, il posto. Bisogna trovare il posto giusto perché Babbo Natale possa lasciare i regali e lasciare anche qualcosina da mangiare a Rudolf. Rudolf, lo sapete chi è, vero? Bravi, proprio così, la renna di Babbo Natale. Oh, ma lo sapete la cosa strana? Che da noi Babbo Natale mette i regali sotto l'albero. E in Inghilterra, invece, i bambini preparano le calze per poter far mettere lì i regali a Babbo Natale. Nelle calze! Incredibile, eh? Che cosa strana. E quindi Babbo Natale in Inghilterra riempie delle calze ai bambini buoni. Quelli meno buoni le riempie un po' meno. Quelli che si comportano proprio male, non ci credete? Allora vi faccio vedere questa storia. L'errore di Babbo Natale. Dovete sapere che parla di due ragazze, due sorelle gemelle, che sono proprio uguali, uguali, sono uguali, tranne che per una differenza. E allora dovete sapere che una delle due è buonissima, molto buona, e si chiama Miki, Michela. Ecco, Miki la potrete riconoscere nella storia perché porta sempre delle trecce. Eccolo qua. Ha delle trecce lunghe, lunghe qua, bellissime. L'altra sorella è una discola, ma una discola. Si chiama Alex. Ecco, Alex non ha le trecce. E poi soprattutto ha un'altra particolarità. Nella guancia ha un segno, ha una specie di forchetta. Eccola qui. Beh, quindi sono facili da riconoscere, no? Miki, treccioline, buona. Alex, forchettina, discola. E abitano in Inghilterra, dove bisogna mettere le calze in modo che Babbo Natale lasci i suoi regali. Ma quest'anno Alex si è comportata davvero male, molto male. Ma secondo voi Babbo Natale lascerà dei regali lo stesso ad Alex oppure no? E li lascerà magari soltanto a Miki? Devo assolutamente scoprirlo. Sarà meglio che mi metto a leggere il libro. Anzi, facciamo una cosa. Lo leggiamo insieme. Buon divertimento! L'errore di Babbo Natale. Era la notte di Natale e il signore e la signora Weston erano molto emozionati e lo erano anche Miki ed Alex, che a dispetto del loro nome in verità erano due belle bambine. Miki infatti stava per Michela e Alex per Alessandra,
ma nessuno le chiamava mai così. Per tutti erano sempre Miki ed Alex. Erano anche sempre gemelle. Infatti tutte e due erano nate 7 anni prima, il 21 di giugno, giorno del solstizio d'estate. Il compleanno non era la sola cosa che avevano in comune. Erano pure assolutamente identiche. Solo le persone più care riuscivano a distinguerle senza difficoltà. Alex aveva sulla guancia una piccola cicatrice a forma di forchetta e Miki aveva sempre i capelli divisi in 2 belle treccine. Ma a parte questo, non avrebbero potuto essere 2 bambine più diverse. La notte di Natale questo fatto diventava un bel problema, perché Miki si comportava sempre molto bene, ma Alex... Ah beh, inutile fare tanti giri di parole, perché proprio di questo stiamo raccontando la storia. Alex era proprio discola. Cioè, insomma, non cattiva cattiva, però parecchio dispettosa. Oh, guardate cosa ha fatto al gatto! Dare retta non le piaceva, spesso era anche scontrosa e non le veniva spontaneo dire la verità. In compenso le piaceva tantissimo mangiare le caramelle, creare scompiglio, fare chiasso e giocare. I suoi genitori naturalmente le volevano bene da morire, così come ne volevano amici, perché così sono i genitori. Ma per dirne una... La sua maestra la considerava una che dà fastidio perché a scuola era particolarmente dispettosa. Una volta lanciò un pomodoro contro la maestra. Pure ai suoi vicini non era molto simpatica. Già, una volta bagnò la vicina con la pompa d'acqua. E nemmeno i negozianti avevano una passione per lei, perché mangiava molte caramelle. E pensate che una volta uscì dal negozio senza pagarle. Fatto sta che era arrivata la notte di Natale. Avevano mangiato insieme, poi la mamma aveva suonato al pianoforte e Alex si era messa a cantare. Non molto intonata, per la verità. Ora, però, c'era una grande preoccupazione, perché chissà se Babbo Natale quella sera sarebbe stato buono o cattivo. Cioè, il vero problema era questo. Non c'era verso di nascondere a Babbo Natale tutte le marachelle che Alex aveva combinato durante l'anno. Come al solito, però, quando fu l'ora di andare a dormire, le 2 bambine appesero ciascuna la propria calza in fondo al letto perché Babbo Natale potesse metterci dentro i regali. Poi gli prepararono il solito mandarino, un pezzo di torta alla frutta secca e un bicchierino di porto e si misero a letto eccitatissime. Prima di dormire, Alex chiese al suo papà: «Papi, pensi che Babbo Natale mi porterà qualcosa quest'anno?» E il papà rispose: «Ma certo, tesoro mio!» Inutile tuttavia fare finta di niente. Il papà era un po' preoccupato, perché quest'anno era stato senza dubbio il peggiore di Alex. Bastava pensare anche solo all'episodio della scatola di cioccolatini che si era mangiata dal primo all'ultimo. E all'episodio della colla nel lettore DVD e a quando aveva fatto scivolare il ghiaccio nella scollatura della maestra, e c'era stato anche di peggio. Papà e mamma se ne erano andati a letto abbastanza presto per non rischiare di incontrare Babbo Natale sulle scale di casa. Alle 11:10 dunque si erano messi in pigiama e avevano spento la luce. Erano poi rimasti a bisbigliare fino a mezzanotte, ma almeno erano sicuri che Babbo Natale avrebbe potuto fare il suo lavoro indisturbato. E fu esattamente quello che Babbo Natale fece.
Dalla Spagna era arrivato puntuale sui cieli dell'Inghilterra all'1:15 del mattino. Era di umore ottimo perché si stava avvicinando a casa. Aveva attraversato tutta velocità il Kent per arrivare alla casa dove vivevano la brava Mickey e la dispettosa Alex. Era atterrato in giardino. Aveva piazzato le renne affamate vicino a una deliziosa siepe. A proposito, se per caso avete un giardino, fateci caso la mattina di Natale. Si vedono i segni del passaggio di mandibole formidabili. Poi Babbo Natale si era calato giù per il camino in salotto. Dopo essersi tolto la fuliggine, era passato quatto quatto davanti alla porta di mamma e papà ed era finalmente arrivato nella stanza dove dormivano le gemelle. Lì aveva riempito una calza e aveva lasciato l'altra completamente vuota. Perché sì, era proprio vero. Alex quell'anno si era comportata proprio come una bambina cattiva. A Babbo Natale non piaceva affatto dovere fare il duro, ma certe volte era necessario. E questa, lì nella stanza di Alex e Mickey, era precisamente una di quelle volte. Babbo Natale lasciò dunque in fretta la cameretta delle bambine, si scolò il porto, divorò l'intero mandarino e la torta e poi frullò su per il camino e continuò il suo viaggio. La casa rimase quieta e silenziosa. Per 3 ore non si mosse una foglia e nemmeno un topolino o una volpe o una civetta o un tasso. E poi, per un puro caso, forse voluto dal destino, alle 4 del mattino la prima a svegliarsi fu la disubbidiente Alex e guardò in fondo al proprio letto. E cosa vide? Vide una fantastica, traboccante calza. Ma come? Eh già, perché quando Alex e Mickey dormivano, Mickey non aveva le treccine e Alex magari era girata e la cicatrice sulla guancia non si vedeva. Insomma, le due sorelline erano esattamente, completamente e assolutamente identiche. Un disastro! Alex era tutta contenta per la calza e, dato che, come sappiamo, era molto indisciplinata, decise di andare a dare un'occhiata ai suoi regali prima che tutti gli altri si svegliassero. Però, mentre si avvicinava ai piedi del suo letto, guardò verso quello della sorella e vide l'errore di Babbo Natale. La calza di Mickey era vuota. Alex rimase di sasso e rimase lì e rimase a pensare e ripensare, molto concentrata, perché nessuno si era mai preso veramente la briga di notare che, nonostante tutte le sue marachelle, Alex voleva un gran bene a sua sorella. Se ogni tanto faceva confusione in casa, era perché magari la sorella era malata con il morbillo. In verità, alcune delle sue bravate le faceva proprio perché voleva far divertire Mickey. E certe volte era molto, molto dispettosa perché le piaceva un sacco vedere Mickey ridere. In certi casi, poi, era tanto, tanto, proprio tanto dispettosa, come quando usciva con le caramelle da un negozio senza pagare, perché qualcuno se l'era presa con Mickey e Mickey piangeva. E questo Alex proprio non riusciva a sopportarlo. Così Alex pensò al visetto tenero della sorellina il giorno dopo al risveglio, quando si sarebbe allungata verso la sua calza tutta eccitata all'idea dei giocattoli, dei dolci e degli altri regali che ci sarebbero stati dentro. E avrebbe scoperto che non c'era proprio niente. Pensò a come Mickey avrebbe cercato di farsi coraggio, ma
piano piano avrebbe incominciato a tremarle il mento. E pensò a come si sentiva quando Mickey era triste. Non triste perché Alex le aveva tirato le trecce, ma proprio triste davvero. Triste nel profondo del cuore. Allora, facendo molto molto piano per non svegliare Mickey, la cattiva Alex si mise a spostare i regali dalla sua calza stracolma a quella vuota di Mickey, regalo per regalo, uno dopo l'altro, con precisione matematica, anche se c'era qualcosa che le piaceva molto, fino a che le due calze non furono entrambe piene a metà, ciascuna con lo stesso esatto numero di regali, perché metà era molto meglio di niente. E quando fu ben sicura che le due calze fossero uguali, Alex tirò un sospiro di sollievo, tornò a letto e si rimise a dormire. Di nuovo ci fu silenzio e quiete in casa. Ma non sulla slitta di Babbo Natale, signori miei. Infatti, Babbo era quasi arrivato al Polo Nord quando improvvisamente accadde un fatto del tutto inatteso. Una lucina si mise a pulsare impazzita sul cattivometro, la macchina che gli indicava quali bambini erano stati buoni e quali cattivi. Babbo Natale rimase assai sorpreso, perché non era mai successo prima. C'era stato un cambiamento dell'ultimo minuto. Un bambino da tremendo era diventato buonissimo. 45 minuti più tardi, un vecchio signore con la barba grassoccio e molto affaticato atterrò su un prato delimitato da una siepe già parecchio brucata. Un minuto dopo era di nuovo su per le scale, diretto furtivamente verso la camera delle gemelle. Fece capolino nella stanza e vide le due calze, piene entrambe per metà. Sorrise, lesto lesto, perché era già l'ora in cui i bambini cominciavano a svegliarsi. Riempì tutte e due le calze fino a quasi a farle scoppiare e sgattaiolò di nuovo giù per le scale. Aveva già infilato la testa nel camino che un pensiero gli attraversò la mente. Tornò di nuovo sui suoi passi e mise un'ultima piccola cosa nella calza di Alex. 5 minuti più tardi Babbo Natale volava via allegro come non mai e proprio come ai vecchi tempi gridò a gola spiegata: buon Natale a tutti e a tutti buonanotte! Il grido svegliò Mickey la buona, che guardò ai piedi del suo letto e vide una calza strapiena, proprio come si aspettava. Poi guardò un po' preoccupata verso il letto della terribile Alex. Ma grazie al cielo, vide che pure la calza di sua sorella era piena zeppa. Subito svegliò Alex, che per una qualche ragione a Mickey non chiara affatto, apparve molto molto sorpresa nel vedere entrambe le calze super gonfie. Mickey e Alex corsero in camera di mamma e papà e aprirono tutti i regali, uno dopo l'altro. Erano tutti tanto felici. Quando le calze furono completamente vuote, Alex infilò una mano nella sua, giù fino in fondo, per essere sicura che non ci fosse proprio più niente. Immaginate la sorpresa quando trovò una spillina rotonda che pareva il naso rosso di una renna di Babbo Natale. Decise di non farla mai vedere a nessuno, perché la metteva un po' in imbarazzo. Pensò, tuttavia, di tenerla sempre con sé, perché in fondo, ne era molto orgogliosa. E in fondo, anche se a volte era parecchio dispettosa, sapeva pure che forse, dopo tutto, era vero. Sulla spilla c'erano soltanto due parole: brava ragazza.
Spero che vi sia piaciuta questa storia, a me è piaciuta tantissimo e spero anche che ciascuno di voi si sia sentito buono quest'anno. Noi ci rivediamo presto, io intanto vi auguro ancora un buonissimo Natale a tutti.